d'autore dentro quella che possiamo chiamare la primavera italiana, partita dai referendum e anche prima dalle lotte della Fiat, partita con le elezioni, passata attraverso le elezioni a Napoli e Milano, con questa grande scelta di tanti di provare a costruire un'alternativa, non essere solo contro Berlusconi, ma a costruire qualcosa di diverso. Tu la vedi un po' così anche questa impresa in cui vi state imbarcando? La vedo assolutamente così, perché ripeto, continuare a pensare in termini di Berlusconi sì, Berlusconi no, vorrebbe dire rimanere prigionieri del passato. Quindi noi dobbiamo cogliere l'opportunità che c'è in questo momento e la spinta che viene dal basso nella società per riuscire a immaginare dei contenuti altri. Cioè dobbiamo pensare a un modo del sistema della comunicazione di essere, a una libertà degli autori che non c'è mai stata nel nostro paese e anche una rottura degli equilibri monopolistici. È chiaro che se lo fa non una singola persona, ma un movimento al quale partecipano migliaia e migliaia di persone, qui è la nostra, il senso della nostra richiesta di dare di 10 euro, cioè significa costruire, diciamo, una rete di persone che sono motivate da questo obiettivo. Il 15 ottobre in tutta Europa e anche in Italia e in tutto il mondo si scenderà in piazza per dire che noi siamo il 99%, loro sono l'1%, riferendosi, diciamo, anche alle banche, ai grandi poteri finanziari. La sfida che state iniziando parla anche di questo, del fatto che l'alternativa è anche costruire la possibilità economica, imprenditoriale, diversa, con un taglio diverso, di stare, diciamo, dentro la società, dentro il mercato, dentro la possibilità di recuperare i fondi non chiedendoli a un pubblico generico, ma invece costruendo, diciamo, anche questo spazio pubblico. Ma io seguo, diciamo, le vicende del movimento No Global dalla sua origine. Diciamo, sono stato il primo in Italia a trasmettere un documentario su Bové, per esempio, quando in Italia almeno sapevano che esistesse una lotta fatta da un contadino francese, anzi da un produttore di formaggio francese in difesa di uno dei grandi formaggi francesi. Però sarei molto attento nel fatto di non trasformare questa straordinaria vitalità che c'è in questo momento nella società, questa ricerca di strade nuove, in una specie di ritorno alle contrapposizioni di una volta. Cioè noi effettivamente dobbiamo riscoprire lo spazio pubblico, l'interesse comune, come dicevi tu prima, ma dobbiamo farlo anche nella chiave, diciamo, di una nuova dimensione della competizione, del mercato. Cioè noi abbiamo capito che il mercato lasciato a se stesso, non regolato, produce dei disastri. Nello stesso tempo non dobbiamo arrivare alla fine del mercato, dobbiamo arrivare al fatto che il mercato si possa trasformare, possa essere saggiamente regolato e possa riscoprire anche il vantaggio economico che c'è nel pensare ad una società che abbia valori differenti. Io di questo sono molto convinto e sono convinto che per questa strada si può riscoprire il valore della scuola, della cultura, delle infrastrutture e anche di una buona televisione. L'interazione che hai presentato questa mattina nella conferenza stampa tra la trasmissione e il sito è un'interazione che dà grande possibilità alla gente di non delegare ad un appuntamento all'ora X della settimana il proprio protagonismo, ma di costruirlo appoggiando, sostenendo, immagino anche partecipando, diciamo, giorno per giorno alla costruzione di questa informazione diversa. Sì, è questo il mio scopo, cioè di avere una rete alla quale sottoporre delle domande e dalla quale ottenere delle risposte e tener conto di queste risposte. Quindi noi dovremo studiare anche i modelli di trasparenza e democratici per poter consentire questa partecipazione. Io ho mantenuto, diciamo, il controllo della società editoriale che abbiamo creato, cioè come garanzia nei confronti di questo pubblico, ma non escludo che alla fine di quest'anno si possa arrivare a trasformare tutto questo in una fondazione con meccanismi veramente trasparenti per la selezione dei suoi dirigenti, perché oppure a trasformare tutto in una public company dove non ci sono azionisti di maggioranza che fanno il bello e il cattivo tempo. Però per poter fare questo ho dovuto mantenere io per il momento il controllo della società, proprio per poter dare poi in futuro spazio a questi progetti.